Devo andare a difenderlo. Così quando torna la mamma la porto in via Pale e le faccio vedere che bel campo abbiamo. Sì. Ma tu non ti preoccupare, calmati. Adesso dormi, su. Signor Nemecek. Ma perché la febbre non scende? Più che di medicina, il bambino ha bisogno della madre. Le ho già detto che la madre non c'è più. Non c'è più. Vada. E che cosa potrebbe fare? Vada a chiamarla. Superi l'orgoglio e vada a chiamarla. Ci pensi? La prego. Ci pensi? Buongiorno. 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 Buongiorno, ragazzi. Che c'è? Siamo venuti a trovare Erna. È di là. Ciao, Nemecek. Ciao, Erna. Cosa? Cosa fate voi qui? Noi... Ecco, vorremmo che tu... vorremmo che tu ci perdonassi, Nemecek. Non preoccupatevi per questo, l'ho già fatto. Ora ce ne dobbiamo andare. Quando ci sarà la guerra... È questione di poco, Nemecek. Questione di poco. Scusi, signora, è tardi. Perché non va a dormire? Ancora no, ho da fare. Grazie. A posto. Quella trincea! Diamoci da fare, coraggio! Sistemate quelle bombe, ce ne sono altre. Forza, veloci! Ecco, guardate. Versa un po' d'acqua. Versala, dai. E adesso pressate bene, capito? Ci vuole molta acqua e poi pressare ben bene. Questo è il trucco. Continuate così, ce ne servono molte. Ah.
Barabash, dimmi un po', a che serve una trincea? Non lo so. Ti dico solo che la trincea serve a proteggere le truppe dal nemico, hai capito, testone? Sì. E adesso scava, scava, ma ricordati di non uscire da qui. Ti muoverai insieme agli altri al mio ordine d'attacco. Ehi, guarda là, è Gareb! Capitano, chiedo l'onore di poter combattere come soldato semplice al vostro fianco. Ho portato anche tutti gli altri della classe. Cosa dite? Gli permettiamo di tornare tra noi? Sì! Vi ringrazio. Sei reintegrato. Il tuo posto nella trincea con il battaglione di Chaunakos. E se ti comporterai con coraggio, ti verranno restituiti i gradi di tenente che avevi. D'ora in avanti nessuno dovrà più ricordare a Gareb il suo errore, perché ormai è stato perdonato. Sono stato chiaro? Venite. Abbiamo già scavato una trincea. Tu starai lì, insieme agli altri, fino al segnale convenuto. La mamma adesso tornerà, vero? Se no le diamo una bella notte di biasimo, papà? Shh. Hai sentito cosa ti ha detto il medico? Devi stare tranquillo, devi stare calmo. Se no la medicina non fa effetto. Maria, meno male. Ho bisogno di chiederle una cortesia. Prego. Sì, dica. E devo... Io devo assentarmi un attimo, devo andare via. Non ci metterò più di mezz'ora. Avrei bisogno di chiederle se può badare lei e Ern finché non torno. Sarò qui fra una mezz'ora vada, al massimo. Vada. Nemecek, si può sapere cosa fai in casa mia? Non abbia paura. Non sono qui per fare scenate. Devo parlare con Anna. Anna? Anna non è qui. La chiami, devo assolutamente vederla. Nostro figlio sta male, la chiami. Le ho detto che Anna non è qui. Ma come? È stata qui. È stata qui, sì, ma solo per dirmi che non voleva più saperne di me. Mi creda, lei non ha capito niente di sua moglie. Mai. Mi dica dov'è adesso. Mi dica dov'è! Ricordatevi, noi siamo sempre stati i più forti e il campo sarà nostro! Sì! Sì, visto che Nemecek ha saputo del nostro piano, ho deciso di invertire l'ordine dell'attacco. Quindi faremo così. Tu, Vendauer, entrerai per primo. Passerai col tuo plotone dalla parte di Via Pal. Agli ordini. Sì. Allora, ricordati bene. Il vostro compito è di attirare l'attenzione di Boca e dei suoi. Dopo il primo assalto ci aprirete la porta di Via Maria e ci uniremo a voi da lì. Sì. Tutto chiaro? Li prenderemo ugualmente tra due fuochi, ma non come si aspettano loro. Forza, andiamo! 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 Andiamo. Attenzione, non dobbiamo farci sentire. Forza, andiamo. Dai, aprite.
Che razza di scherzo è? Secondo me se la sono già fatta addosso. E se la sono squagliata. Fuori all'attacco! Sì! Fuori dalla trincea! All'attacco! Attenti, eh! Ecco, qua ci mettiamo questo. Ecco, poi... Avanti, all'attacco! Sì, eccomi, capitano. Ecco qua. Oh, piccolino mio. Come ti senti, amore? Su, bevi un po' di latte, bevi tesoro. C'è il miele dentro. Oh, non c'è il miele in casa. A me piace con il miele, signora Maria. Sì, tesoro. Sì, ecco. Te lo porto subito. Ma come si fa? Come si fa ad avere un po' di miele in una casa, dico io? In questa situazione, poi... Oh, santo cielo, quanta pazienza ci vuole. Sono qua. Ecco, piccolino, sono qua. Ti ho portato il miele, sei contento? Ern! Scusate, sto cercando Anna Nemecek. Là, laggiù, quella là. Grazie. Anna. Anna. Andiamo a casa.